tutto pronto per il calcio d'inizio. E allora è iniziata la sfida tra Inter e Atalanta, prima giornata di questo campionato primavera 2021-2022, con Cristian Chivo all'esordio sulla panchina nerazzurra. La mette in mezzo, la sponda, Zanotti ci prova, palla fortunata, passa l'Inter con Abiuso al minuto 35. Bravissimo ad addomesticare questo pallone, a calciare in porta dopo un rimpallo. 1-0 Inter. Devono salire in modo corale, in modo comunque coordinato. La riprende Owusu e allora riparte sulla tre quarti per Jürgens e la palla del 2-0, traversa e arriva il 2-0, tutto regolare, 2-0 Inter al minuto 36, la firma anche di Fabian, 1-2 mortifera dell'Inter, 2-0. Trova allora Omar Shakur che salta netto il primo avversario, prova a saltare anche il secondo e fa un gol pazzesco al minuto 70, eccolo il coniglio dal cilindro, Omar Shakur la riapre l'Atalanta. E questo era quello che abbiamo detto, l'Atalanta doveva trovare questo tipo di situazione qui, di episodio qua, magari salti l'uomo e vai a mettere la palla dentro. Cross in mezzo, colpo di testa, doppietta, doppietta di Shakur al minuto 80, la pareggia l'Atalanta e non è finita qui, doppietta di Omar Shakur. E il portiere dell'Atalanta non è intervenuto mai. Attenzione a questa buona imbucata, Carboni, 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 3-2 dell'Inter al minuto 86, ha fatto un gol pazzesco Carboni, tra l'altro bellissima l'azione, ma poi devi anche saper calciare in quel modo lì. Finisce qui, vince l'Inter 3-2 e decide il gol di Franco Carboni.